Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan per il canale Maledetti Dadi e oggi vi presento l'ultimo gioco di ruolo che sta per uscire a Lucca Comics, ma è già ordinabile direttamente sul sito, Tenebre della Serpentarium, che ricordate sono famosi per giochi come L'ultima torcia, L'ultima bomba, ora anche L'ultima rotta di cui ho fatto uno short che potete trovare direttamente sul canale, ma soprattutto del bellissimo gioco di ruolo che non ho mai nascosto essere il mio preferito in generale, Cine Requie, che ovviamente adoro da morire. Nuova produzione, nuova idea. Nuovo gioco horror, molto più horror e violento secondo me rispetto a un Cine Requie. Parliamo di Tenebre dopo la sigla. Tenebre, gioco di ruolo edito, creato e edito da Serpentarium, di cui trovate ovviamente link come sempre in descrizione, è un gioco di ruolo di stampo classico e molto semplice. Come idea principale, tiro di dadi e cose del genere, come diciamo prettamente meccaniche di tiro, ma è un gioco che ci spinge, secondo me, che spinge i giocatori veramente a dare il massimo in una cosa che io personalmente, poi magari ignoranza mia, nel mio bagaglio culturale non avevo mai trovato in nessun altro tipo di gioco. Questo perché in ogni gioco di ruolo ci deve essere ovviamente il roleplay, ci deve essere l'interazione fra personaggi, fra giocatori, quindi anche in un fantasy semplice il mago e il guerriero che si mettono a parlare per risolvere una situazione, magari rispetto a prendere tattiche di battaglia all'interno di un dungeon. Però questo gioco fa di questa parte di interazione fra giocatori e soprattutto interazione col proprio personaggio il 99% delle sue regole, perché il regolamento è molto semplice. Abbiamo delle caratteristiche, che sono ad esempio freddezza per resistere a traumi o cose del genere, o il vigore, che è quello che ci dà la possanza in battaglia. Riesco a alzare un peso o semplicemente attacco in corpo a corpo, quindi si tira sul vigore. Il tiro sarà sempre il tiro di un dado da 20, dove il risultato dovrà essere uguale o superiore alla nostra caratteristica. Quindi, se la nostra caratteristica fosse un 13 o più, dovrò fare 13 o più. Se la nostra caratteristica in fase di creazione fosse un 3 o più, dovrò fare un 3 o più. Va da sé, si capisce subito che più le caratteristiche sono basse, più forte è il personaggio. Quindi, un personaggio che ha vigore 13 è deboluccio, un personaggio che ha vigore 4 o più è un culturista. Questa è la meccanica base. Quindi, quando si va a fare un tiro, si va semplicemente a tirare il dado da 20 e vedere di aver superato la propria soglia. Non ci sono più 1, meno 1, più 5, meno 5, cose del genere, ma è una prova pura, pura, che può essere tirata pubblicamente dal giocatore o in modalità nascosta dal Dungeon Master, che può farlo in qualsiasi momento. Può prendere il dado e tirare per voi nel caso la situazione e il verdetto finale debba restare segreto. E quindi questa è la regola veloce del combattimento. Ma le cose importanti sono le relazioni fra i personaggi, perché ogni personaggio, quando lo creerete, avrà un trauma, un incubo, avrà degli altri non tanto malus, però cose che lo vanno prettamente a caratterizzare, e soprattutto con tutti gli altri personaggi dell'avventura avrà un legame. Quindi saranno, potete anche fare che sono personaggi che non si conoscono, però secondo me un pochino ne perderebbe. Tipo, The Camp Counselor al campeggio di Crystal Lake potrebbero magari: questo, il mio personaggio è innamorato del tuo, il tuo è invidioso del mio perché siamo innamorati della stessa ragazza. Oppure semplicemente c'è stato un trauma infantile che ci ha messi l'uno contro l'altro e ora ci vediamo prettamente male. Comunque tutti quanti devono avere un legame, che sia esso positivo o negativo. In più il personaggio, oltre a questi legami, ha anche i propri traumi. Quindi traumi che lo potrebbero portare ad avere paura, oppure un qualcosa di irrisolto che gli si presenta davanti agli occhi, o un incubo occhi aperti comune che lo potrebbe stravolgere completamente se non portare alla follia. Infatti in questo gioco abbiamo 10 punti sanità mentale e 10 punti ferita, chiunque, né più né meno. Quando subiamo 10 punti ferita siamo morti, 10 punti sanità mentale siamo impazziti. Ogni qualvolta si subisce un danno qualsiasi di un punto ferito di 10 tutti insieme, ci salgono anche i punti sanità, perdiamo anche sanità mentale, quindi se subiamo un danno è un danno mentale, un altro danno un danno mentale, o se no trovandoci davanti alle nostre paure, ai nostri traumi, ai nostri incubi, o anche semplicemente davanti a quelli degli altri, perché vedere un personaggio che affronta la propria paura e cade magari in depressione ci alzerà anche un po' la nostra, ci abbasserà la nostra sanità mentale, andremo un pochino a risentirne. E il gioco è bello perché tiriamo sempre un D20, ma quando i punti ferita sono arrivano a 7, che si parte alla rovescia, non è da 10 a 0, si va da 0 a 10, da 0 sei ferito, 10 sei morto. Quando i punti ferita arrivano a 7 o più, non tireremo più il D20 per le prove, ma tireremo il D12. Quindi se uno ha caratteristica
13 o più, col D12 non lo può fare e fallirà sempre. Quando la sanità mentale a sua volta arriverà a 7 o più, per le prove di che dovremo fare successivamente, non tireremo più il D20 ma tireremo il D12 fino a che non sarà riabbassata sotto il 7. Quindi il regolamento fondamentalmente è tutto qua, e i nemici e gli NPC non tirano dadi. Il Dungeon Master, a parte tirare i dadi, l'osservatore, a parte tirare dadi di nascosto, non lo farà per i giocatori, non lo farà mai per gli NPC. Gli NPC attaccheranno sempre o prima o dopo dei giocatori in ordine unico, e saranno unicamente uno scontro, una tenebra, saranno un obiettivo da sconfiggere. Qui non si andrà a fare alla D&D, ci sono 7 orchi, 3 vanno da te, 4 vanno da te, 5 vanno da te, no, sarà anche e soprattutto un obiettivo comune da sconfiggere. Quindi si potrebbe dire: siete attaccati da un gruppo di 5-6 orchi, caso di ambientazione fantasy, questi 5-6 orchi che vi attaccano hanno in tutto 20 punti ferita. Quindi quando arriverete a fargli quella somma di punti ferita, che poi Dungeon Master gestirà un po' per sé, saranno sconfitti, uccisi, fuggiranno e cose del genere. Quindi è un regolamento che cerca di stringere all'osso queste meccaniche, ma non per altro, che funzionano molto bene, ma per non rallentare la narrazione. È un gioco che punta a essere fortemente narrativo. Quindi giocare a Tenebra, ricordo subito che è un gioco che non ha ambientazione. Trovate delle avventure già fatte, il campeggio, tipo in Italia, una specie di Crystal Lake. Un'altra avventura vi vedrà nei panni di militari, nella guerra del Vietnam, militari americani, quindi anche quello sarà un altro tipo di scenario. Lo potete giocare dove volete, su una stazione spaziale di Alien, nel futuro, nel Medioevo, all'età di Roma, in un'ambientazione storica, cyberpunk, sci-fi, fantasy, heroic fantasy o anche semplicemente low fantasy alla Trono di Spade. Potete giocarlo dove volete, ma è un gioco prettamente horror. Quindi è un gioco dove con un tasso di mortalità altissimo, contate che una pistola fa un D10 di danno, quasi tutte le armi fanno un D10 di danno, e voi avete 10 punti ferita, tirano 9, un 10, siete per terra e l'avventura è finita, o il vostro personaggio. Appunto per questo fatto dei legami molto stretti con gli altri personaggi, e soprattutto col fatto che il personaggio può impazzire, se impazzisce diventa un NPC, e per il fatto che ha molti traumi, incubi e cose del genere con cui non tanto deve risolvere ma con cui deve scontrarsi regolarmente avventura dopo avventura, è un gioco che secondo me è veramente bello, assolutamente non di nicchia, un gioco per tutti. Ma per fare un titolo del genere dovete essere o un gruppo affiatato, o se fate il classico gruppo che tira soltanto dadi, non parlano fra di loro e mirano a entrare nel dungeon, a raffare il tesoro, ammazzare il boss e scappare, secondo me il Tenebre non fa assolutamente per voi. È un tipo di gioco che va a premiare tutti quei gruppi che fanno un roleplay proprio hardcore e serrato fra di loro, e è più importante il tragitto, il corso dell'avventura, che non tanto il fine ultimo, quindi il finale dell'avventura o il premio che ci potrebbe essere in fondo. Assolutamente, assolutamente un gioco secondo me spettacolare. In conclusione, questo Tenebre, che ovviamente vi ho fatto un veloce sunto, le regole bene o male l'ho spiegate, però comunque era per farmi un sunto veloce, è un titolo spettacolare, molto originale, come impostato dentro a pagine nere, tutto mi garba da morire, non si fa per niente fatica a leggerlo, le regole sono poche, si ritorna al lancio del dado, quindi magari, te lo dico onestamente, io adoro Sinerequie, però non mi piace giocare con i tarocchi, e l'ho sempre detta, sarò malato di D&D, ma io se non tiro un dado mi sento male, con tutta la sfiga del mondo che mi viene uno sul dado, ma io devo tirare dadi. Quindi comunque si torna a una formula un pochino più primitiva, se vogliamo, tra virgolette, del roleplay del GDR, in sé per sé, dove si vanno a tirare tutti i tipi di dadi, proprio quelli di D&D, e si tireranno tutti, il D4, il D6, il D3, ci sono vari tagli, e il manuale non vi dà nessuna ambientazione, ma vi dà idee e spunti per crearne quante ne volete. Sicuramente in futuro vedremo che anche loro stessi faranno dei manuali d'ambientazione o comunque qualcosa pieno zeppo d'avventure ancora per darci più idee e creatività. È un bellissimo gioco, trovate il primo link in descrizione per ordinarlo direttamente dal sito della Serpentarium, lo troverete prossimamente anche ovviamente a Lucca Comics. Secondo me è un gioco che sprizza come sempre la loro originalità, e soprattutto un gioco dalla mortalità altissima, ma chi compra prodotti Serpentarium lo sa, crea il personaggio, voodoo sessione, timore, l'unica cosa forse non è indicato per creare vere e proprie campagne, anche perché non c'è un sistema di leveling, il personaggio è quello e rimane quello, quindi secondo me è meglio giocarlo per una, due, tre sessioni al massimo, e poi magari tutta più creare una serie, più che campagne una serie di film messi tutti insieme, perché più da single shot o da partita singola. Prodotto, ve l'ho detto, originalissimo, andate a darci un'occhiata, per me passato a pieni voti, ringrazio la Serpentarium per questa copia, per la recensione. Ciao, alla prossima!